quesito referendario è il seguente. Approvate il testo della legge costituzionale concernente modifiche alla parte seconda della Costituzione approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 269 del 18 novembre 2005. Ciao, bella, ciao, 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 una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invaso. O partigiano, dammi via. Bella ciao, bella ciao. La Costituzione va difesa. Certo che va difesa. La Costituzione ce l'ho nel cuore anche perché io ho fatto l'esame di diritto costituzionale sei mesi dopo che era stata approvata la nuova Costituzione. L'ho studiata al suo tempo e me ne ero innamorato già al suo tempo. Secondo me è una Costituzione ottima che non deve essere stravolta e soprattutto non deve essere stravolta in questo modo. Il 25 e il 26 giugno bisogna votare no al referendum contro la della riforma costituzionale, intanto perché l'hanno scritta Calderoli e persone come lui, e poi perché questa è una riforma che darebbe al Premier poteri assoluti di scioglimento delle Camere, perché spaccherebbe il Paese con la cosiddetta devolution, perché eliminerebbe tutti i controlli possibili e immaginabili sul governo e creerebbe un Premier sovrano assoluto del quale tutti i cittadini democratici si devono preoccupare. Votate no. Andate a votare per il referendum, naturalmente per il no, naturalmente per evitare guai maggiori, poi si vedrà. Intanto evitiamo il danno, poi per la beffa c'è tutto. Rifletteteci, tutti nel centrodestra, i leader del centrodestra stanno dicendo votate questo referendum per avere questa Costituzione, perché poi la dobbiamo cambiare. Ma perché bisogna votare un referendum? Con un referendum, una modifica costituzionale che loro stessi dicono che devono cambiare. Cambiamola, ma senza bisogno di votarla, perché votare una cosa che non serve è pure un po' da scemo. Diciamo che bisogna andare a votare, primo, e seconda cosa diciamo di no, perché secondo me dire sì è facile, fai questo, sì, fai quello, sì, loro mi hanno detto fai questo, io sì, invece di volte bisogna dire anche dei no. Diciamo no a questo referendum. Grazie. Sulla Costituzione dobbiamo votare. Per principio non do indicazioni di voto, do indicazioni di andare a votare. Andate a votare e dopo, insomma, viva la Costituzione, arrivederci. Con il voto popolare, con l'Italia e gli italiani e i suoi figli partigiani. Votare no.